Ciao a tutti, gli amori vengono nella tua vita sempre per un motivo, scopri quale, perché se riuscirai a scoprire qual è il motivo per cui quell'amore, quella situazione, quella relazione è entrata dentro nella tua vita, riuscirai a gestirla meglio, riuscirai a capire quali sono le dinamiche che governano, le tue emozioni, riuscirai, se sfrutterai nel modo migliore questa situazione, a imparare a come gestire le relazioni che vai a vivere. Anche una relazione d'amore che ti genera sofferenza in realtà ha un aspetto positivo perché ti aiuta a scoprire delle parti di te che altrimenti resterebbero nascoste, ti aiuta a scoprire il tuo lato oscuro, diciamo così, che quando un amore, soprattutto un amore che fa soffrire, che ti genera sofferenza, entra nella tua vita e quando un amore di questo genere entra nella tua vita, entra come uno tsunami, ti permette di capire qual è il tuo lato oscuro, perché quest'amore ti farà da specchio, andrà, per così dire, a, evidenziare delle parti di te che non credevi nemmeno lontanamente di avere. E allora nel momento in cui scopri il nemico, tra virgolette, cioè queste tue parti nascoste che ti fanno soffrire, allora riesci a distruggerlo, altrimenti non ce la farai mai. Potresti anche avere l'esercito più forte del mondo, ma se non sai con chi combattere, non conosci l'avversario, è evidente che non riuscirai a fare nulla, fondamentalmente. E questo quindi è importante per questo motivo. Riuscire a mantenere quello che viene chiamato il distacco dal risultato, cioè anche se sto soffrendo, non mi identifico nella sofferenza, la guardo, posso immergermi dentro, posso cogliere alcuni aspetti della sofferenza, ma non mi ci identifico, io sono qualcosa di diverso. La sofferenza adesso viene a me perché vuole manifestarmi qualche cosa, ma anche spesso alcuni sintomi, diciamo, servono per evidenziarci delle situazioni. Persone che hanno attacchi di panico, ad esempio, magari l'attacco di panico viene perché la persona sta vivendo una relazione con una persona che non gli interessa più e quindi si sta forzando a vivere questa relazione e allora la parte emotiva ti sta dicendo: guarda che questa relazione qua non sa da fare e ti faccio venire l'attacco di panico per fartelo capire, ti faccio venire l'attacco di panico per metterti in una situazione in cui non puoi fare diversamente, in cui devi prendere atto che qualcosa dentro di te si è mosso. E anche i sintomi, noi, ripeto, li vediamo spesso, i sintomi inteso come sofferenze in generale, come paure, li vediamo spesso come nemici. In realtà di nemici non si tratta, perché sono, potremmo dire, definire una situazione più asettica, potremmo definirli come se fossero degli informatori, potremmo definirli come se fossero delle situazioni che vengono a noi per portarci un'informazione. Quale informazione ci portano? Bene, ci portano un'informazione dei turbamenti che vivono dentro di noi e in questo momento noi possiamo combatterli perché se io mi rendo conto che soffro, ad esempio, perché vengo rifiutato e ogni volta che incontro una persona, spesso vado incontro a dei rifiuti e allora quest'amore viene nella mia vita per farmi capire che è il rifiuto il nemico che devo combattere, la paura del rifiuto è il nemico che devo combattere e posso avere in quel momento stesso la forza per poterlo combattere, posso avere in quel momento stesso la forza di superarlo se mantengo il distacco dal risultato, se non mi identifico col rifiuto, perché se inizio a pensare a trovarmi dei difetti, inizio a pensare, ecco, mi hai rifiutato perché sono calvo. Mi hai rifiutato perché sono basso, sono brutto, povero, insomma, mi vado a prescrivere dei difetti. In quel momento lì non risolverò più il problema del rifiuto, ma tenderò ad amplificarlo, tenderò a farlo crescere.
È come se mettessi forza al vincolo. Il vincolo, cioè il vincolo del rifiuto, la paura del rifiuto, vado a fortificarlo io nel momento in cui mi ci identifico. Per cui la cosa fondamentale è non identificarsi con le paure. Le paure non sono nostre. Le paure sono un qualcosa che possiamo sperimentare, ma non fanno parte di noi stessi. Perché nel momento in cui, ripeto, credo, e ciò che noi crediamo diventa la nostra realtà, che le paure che vado a sperimentare sono intrinsecamente dentro di me, sono connaturate, fanno parte della mia natura, in quel momento lì non mi salverò più. Non mi salverò più perché non ho, come dire, possibilità di salvarmi. È come se dicessi, questa è una mia caratteristica, ho due occhi e che ci posso fare? Due occhi ho e quindi io ho questa paura, io sono pauroso. Ecco, il verbo essere non andrebbe mai utilizzato. Dovremmo imparare a parlare senza usare il verbo essere. Il verbo essere è la peggior fregatura che ci possa essere nella comunicazione con se stessi, soprattutto, perché la comunicazione con noi stessi diventa una comunicazione ipnotica. E allora è evidente che se io credo che credo di essere, diciamo così, in qualche modo, utilizzando il verbo essere, sono sfortunato, sono sfigato, sono insicuro, sono qui, sono là, sono su, sono giù, tutto quello che sono vuol dire che fa parte di me, vuol dire che sono con natura, sono pauroso. E beh, se sei pauroso è come se dicessi che sei alto 1,80 m, cioè quella è una tua caratteristica. Ma noi ci autodefiniamo con le nostre paure. E questo è il più grave problema nel, diciamo, nel rapporto con noi stessi, perché è come se attivassimo costantemente un ipnotista interno che andasse a giudicarci in qualche modo. Ecco, quindi dobbiamo evitare questo e renderci conto del fatto che tutto ciò che noi sperimentiamo, in realtà, che sperimentiamo attraverso un'altra persona, perché gli amori sono ciò che è ciò che mi fa sperimentare. Se non vivessi amore, se non vivessi relazioni, non potrei sperimentare e quindi è come se vivessi una vita a metà, è come se vivessi una vita monca a cui manca qualche cosa. E invece la persona che entra nella mia vita e mi fa sperimentare qualcosa, anche se è una sofferenza, in realtà, intanto in realtà soffro perché io do potere a questa persona di farmi soffrire. Altrimenti non ci sarebbe nessun motivo di soffrire. Se uno mi lascia, bene, problema suo, che me frega a me. Ne troverò un altro o ne troverò un'altra. Se uno ragionasse in questo modo, non ci sarebbero sofferenze per questo motivo. Mi ha fatto le corna. Beh, va bene, è un problema suo, se ne andrà con quella persona là, se vuole. Mi viene in mente quella barzelletta dei due amici che si incontrano, uno ci fa, che ti è capitato in questo periodo? Ah, sai, ieri mia moglie è scappata col mio migliore amico. Ci fa, sì, e chi è sto qua? E che ne so io? E non mica lo conosco, però da ieri è diventato il mio migliore amico. Ecco, quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che non è inutile opporsi. Se va con un altro, e che ci vada, che ci resti? Questo è il ragionamento che uno dovrebbe fare. E invece no, va con un altro. E adesso come faccio io qua? È su, è giù, e inizia a preoccuparmi, sarò sfigato e sarò sfortunato e lei mi fa soffrire. Se è tu che soffri, non è lei o lui che ti fa soffrire, sei tu che soffri. E quindi, siccome sei tu che soffri, sei anche tu che puoi smettere di soffrire. La sofferenza è un regalo che fai a qualcun altro, come dire, boh, senza nessun motivo. Ecco, quindi, ragionando in questo modo e ragionandoci profondamente in questo modo, niente, nessuno ti potrà più ferire, nessun amore ti potrà più ferire, perché se ti fa soffrire vuol dire che non è un amore e quindi che se ne va di a stendere per i fatti suoi. E se non ti fa soffrire, che eventualmente potrebbe essere un amore, ma una relazione con una persona che ti fa soffrire per definizione non è un amore. Quindi per definizione tu non devi stare lì impelagato in quella situazione, perché non è un amore. È ovvio che ci va un po' di elasticità, non è che uno dice se questa persona non è esattamente come voglio io, allora mi fa soffrire, se no diventa il tuo, in questo caso, un delirio di onnipotenza, perché è evidente che
è che ti puoi fare la persona su misura, diciamo così, con la quale interagire. E ognuno di noi, quando si relaziona con un'altra persona, deve avere la flessibilità di mettersi in gioco. Hai a che fare con un'altra personalità, non hai a che fare con un tuo clone. Se tu volessi un tuo clone, allora innamorati di te stesso, diventa narcisista e non smetti di rompere, perché se diciamo vuoi una persona fatta col misurino, diciamo così, o misurata col micrometro lì al millesimo di millimetro che si deve essere come tu la vuoi, bene, questa persona sta tranquillo che non esiste. Quindi la flessibilità è importante, quindi non bisogna neanche, diciamo, bisogna anche essere elastici e capire il punto di vista dell'altra persona. Se un'altra persona, quella sera, faccio un esempio, è impegnata perché lavora, anche se è l'anniversario, bene, è impegnata perché lavora, cioè, altrimenti diventi tu paranoico, diventi tu dipendente e questo non va bene. Ci va un minimo, ci va la flessibilità, ci va, altrimenti stai da solo se non vuoi essere flessibile e non rompere le palle agli altri, se te ne stai da solo. Ma detto questo, però questo dovrebbe essere scontato, tante volte non lo è, perché tante volte noi ci creiamo un'immagine mentale degli altri e vorremmo che fossero esattamente come noi li immaginiamo. Nel momento in cui il loro comportamento non sostiene più l'immagine che ci siamo creati, ed è normale che a un certo punto non sostenga più l'immagine che tu ti sei creata, perché le persone cambiano, tutto in continua perenne trasformazione. Potremmo dire che l'unica costante della vita è il cambiamento. L'unica cosa che non cambia è il cambiamento, per cui è evidente che se tu ti crei un'immagine mentale statica di una persona, dopo un po' questo non la sosterrà più o questa non la sosterrà più, per cui e se tu capisci che non sostiene più quell'immagine mentale rigida, statica che ti sei creato, e inizia a soffrire per questo, beh, allora fatti tuoi, cioè soffrirai, sarai destinato a una sofferenza perenne, fondamentalmente, perché qualunque persona troverai dopo un po' cambierà, e se tu non ti adegui, non ti adatti al cambiamento, ma anche tu cambierai. Paradossalmente, anche se l'altra persona rimanesse costante, cambierai tu. E quindi la cosa che bisogna imparare a fare è, nell'ambito, diciamo, dell'impermanenza, cioè del fatto che le cose cambiano, si trasformano, si modificano, riuscire sempre a vivere delle situazioni positive di sofferenza. Se non ci riesci e hai fatto le cose giuste, nel senso che ti sei reso, cioè devi avere un minimo di capacità di gestire le emozioni, ovvio, perché se un esempio è una persona che diventa paranoica e inizia, diciamo, a sclerare per la gelosia e inizia sempre a controllare che farà questo, che farà quello, è ovvio che anche in questo caso sei tu che ti andrai a costruire un mondo in cui sarai tradita o tradito. Perché se tu spingi, come dire, cerchi di costringere con la coercizione una persona a fare delle cose, questa farà esattamente il contrario. Quindi la gelosia, da questo punto di vista, è un veleno mentale. Ma nel momento in cui tu sei gelosa, devi renderti conto che hai un veleno mentale dentro. Anche questa è un'informazione. Cioè tutto quello che ci succede è sempre un'informazione. E se noi riusciamo a afferrare profondamente questo concetto, riusciremo a gestire nel modo migliore le relazioni, riusciremo ad essere veramente felici, felici perché riusciremo come dire, a superare tutte le paure, e anzi, gli amori che entreranno nella nostra vita ci daranno la possibilità di superarli. È come un esame, se tu non lo passi, poi lo ripeterai, ti ricapiterà tante volte, fin tanto che alla fine o riuscirai a superarlo oppure ti ritirerai, diciamo, a miglior vita senza averlo superato. Ma ti ricapiterà magari in un'altra vita, per chi crede nella reincarnazione. Ed è quello che avviene con l'imprinting. Tutti gli imprinting che noi abbiamo, le paure di essere abbandonati, di essere rifiutati, di credere di non valere niente, di sentirsi inadeguati, ecco, su tutti questi turbamenti, se tu non li superi, e gli amori che capitano nella tua vita ti danno la possibilità di superarli, altrimenti resterebbero sempre dentro, nascosti, ma proprio per il fatto che sono dentro, sono nascosti, acquisiscono forza, acquisiscono potere. Invece un amore che viene nella tua vita ti permette di superare tutto questo, se l'affronti nel modo giusto. Quindi gli amori che capitano nella nostra vita non sono mai casuali, hanno sempre una motivazione, e questa motivazione è darti la possibilità di superare,
dei tuoi turbamenti, darti la possibilità di diventare una persona migliore, darti la possibilità di essere felice, cioè un amore che viene nella tua vita, anche l'amore più sofferente, anche la persona, diciamo, che ti tratta peggio, tra virgolette, ti dà comunque la possibilità di superare un tuo turbamento e ti dà la possibilità di essere felice. Ma è una possibilità che devi cogliere tu, perché se non riesci a cogliere questa possibilità, è come dire, passerà, butterai via del tempo e tieni presente che tra tutte le cose che abbiamo, il tempo è la risorsa più importante. È un conto corrente, diciamo così, che alla fine si esaurirà, ma se non lo spendi bene, lo dilapiderai e non potrai rifartene. Mentre potrai perdere tutti i soldi che vuoi, potrai rifarteli, anche di più di quelli che hai perso. E il tempo no, il tempo, una volta che se n'è andato, non torna più. E quindi è importante utilizzarlo nel modo migliore. Qual è il modo migliore? Quello che tanto ci dà benessere, ci dà felicità, ci permette di stare bene, ci permette di superare, di eliminare i nostri turbamenti, ci permette di eliminare i veleni mentali. Quello è tempo, tra virgolette, ben speso. Invece il tempo che passi a essere geloso, a essere macchinoso, a rovellarti il cervello, dove sarà, con chi sarà, e perché fa questo, e perché fa quello, e io, che ne so, vorrei una persona di un certo tipo e ne sto trovando un'altra. Tutto questo tempo qua è tempo perso, che non serve a risolverti i problemi, ma serve a perfezionarti, diciamo così, avere dei problemi molto più radicati, molto più perfezionati, quindi devi veramente cogliere l'occasione per migliorare. E se inizierai a vedere l'amore come una possibilità, se inizierai a vedere la sofferenza come una possibilità, se inizierai a vedere anche il sintomo, la paura, l'ansia, l'angoscia come una possibilità, questo stravolgerà completamente la tua vita, perché non vivrai più una vita da oppresso, ma vivrai una vita, e neanche da oppressore, perché poi intanto sono due facce della stessa medaglia, ma vivrai una vita, come dire, significativa, ecco, questo è il termine giusto, secondo me, una vita significativa, dove non dilapiderai il patrimonio temporale che hai. E teniamo presente che il nostro patrimonio temporale non è, sembra tanto, ma se uno ci pensa, di fatto sono circa mediamente 30.000 giorni, come dire, e quindi è una buona parte di noi se 30.000 giorni l'ha più o meno già consumati, non tutti, ma metà quasi, o di più. E quindi ne restano 15.000 o forse di meno. Per cui cerchiamo di non buttarli via, cerchiamo di utilizzarli nel modo migliore, sfruttando proprio le persone che entrano nella nostra vita, sfruttando gli amori, sfruttando le emozioni. Un'emozione è energia in movimento, quindi è sempre energia. Anche se fosse un'emozione negativa, puoi sempre ribaltare la clessidra e trasformarla in un'emozione positiva. Così come la notte si trasforma in giorno, se tu lasci come dire, andare il corso degli eventi, anche la sofferenza si può trasformare in piacere. Ma tu non devi accanirti sulla sofferenza amplificandotela, perché se nel momento in cui te l'amplifichi non si trasformerà mai in piacere. Per trasformare in piacere devi, come dire, lasciare scorrere le emozioni, anche le emozioni negative, buttartici dentro, non prenderle troppo in considerazione, ma non identificarti. E poi puoi andare a, diciamo anche così, a purificarle, tra virgolette, tenendo presente una cosa, che tutto ciò che capita nella nostra vita non è mai un qualcosa che capita per un motivo strano. Capita sempre per una ragione, quindi scoprire qual è questa ragione è veramente la cosa più importante, è veramente la cosa fondamentale. E le cose che ci capitano, tra l'altro, sono spesso ripetizioni di cose che ci sono già capitate. Se noi andassimo ad analizzare tutti gli amori che abbiamo vissuto, potremmo vedere che magari derivano tutti da un'unica sorgente. Questa sorgente magari potremmo scoprire che è allocata in un episodio accaduto nell'infanzia. Quell'unico episodio, quell'unico turbamento sta condizionando tutta la tua vita. Ma siccome è sempre possibile avere un'infanzia felice, vai a scoprire qual è questo episodio, valla a ristrutturare, valla a cambiare, valla a modificare. È ovvio che per capirlo devi avere la capacità di gestire le tue emozioni, o perlomeno la capacità di gestire i tuoi stati emozionali, devi avere la capacità di entrare dentro in uno stato emozionale profondo per poter
raggiungere questo. Bene, per questo video è tutto, spero di aver dato qualche indicazione che possa essere utile. Ricordo che il 24-25 giugno terrò a Savona un seminario su ipnosi regressiva a vite precedenti, seduzione e programmazione neurolinguistica. Chi fosse interessata o interessato, il riferimento è sempre il 333 1511 703. Ti ricordo inoltre di cercarmi su YouTube e di iscriverti al mio canale YouTube. Ciao!